Buongiorno e benvenuti in questa uscita. Oggi siamo ritornati finalmente nel nostro amato bosco. Ho appena iniziato, ma 10 minuti fa, il cammino. Oggi volevo arrivare a un bel crinale con un bel punto panoramico, soltanto che oggi mi è andato un po' male. Non so se si vede, nebbia. Qui è tutto umido, non si vede niente. Per cui lo facciamo lo stesso, facciamo questa risalita, saremo intorno ai 800-900 metri di dislivello e poi niente, ci divertiamo, a dopo! Ora mi trovo a uno dei miei punti preferiti di questo percorso, che ha un panorama ma emozionante, ve lo faccio vedere anch'io. Oggi è ancora più emozionante del solito. Vabbè, dai, un po' di scherzo ci vuole. Ora ho notato che alcuni youtuber, proprio nella categoria escursionismo, outdoor, bushcraft e cose varie, che camping, hunting, cacciatori, sono passati a una forma di video più che altro sì muta, dove loro non parlano, e questa cosa qui io l'ho notata anni fa, quando arrivarono i video giapponesi. In Giappone loro quasi tutti che fanno video in natura non parlano, perché poi dopo lì mi sono documentato, perché in Giappone o in Asia, che hanno un ritmo della giornata molto molto frenetica. Ora scusate che non vi guardo, ma devo guardare qui davanti perché sono messo così, allora meglio che mi concentro dove metto i piedi. Allora dicevo, loro usano questi video qui come video sì di meditazione, di relax, più che altro perché vogliono sentire il suono della natura. E poi dopo, qualche annetto fa, hanno iniziato dei youtuber nordici, molto Svezia, Norvegia, Danimarca, qualche olandese. In Germania no, lì fanno ancora i video tradizionali in cui magari chiacchierano, spiegano, anche perché non stiamo inventando nulla, nel senso che come accendo io il fuoco lo accendono altri milioni di persone, perché i metodi di accensione fuoco comunque sono quelli, ci saranno 2-3 metodi e quelli poi dopo ognuno si sceglie quello suo preferito. E la stessa cosa vale, non so, per l'utilizzo dei coltelli o attrezzi, asce, seghe, perché come appuntisco io un ramo per il picchetto lo faranno anche tutti gli altri, no? Per cui, però non capisco che adesso qui in Italia si stia utilizzando questo metodo qua. In pratica ci sono io lì che faccio le mie cose, non parlo, non spiego, non nulla, boh. Lo so, a me personalmente non è che piacciono tanto, anche perché stare lì 20 minuti, perché di solito poi quei video sono anche abbastanza lunghi, aspetta un attimo, abbastanza lunghi, e stanno lì avanti allo schermo a guardare tizio che si prepara il suo mangiare, boh. Anche perché comunque ormai la cucina outdoor alla fine il 90% fa le solite cose: uova strapazzata, pancetta, fagioli, queste cose qua, no?
come fanno anche tutti gli altri. E io oggi, ad esempio, volevo portarmi il lobo, ho fatto bene a non portarlo perché qui è tutto, io credo che qui non esista un pezzo di legno asciutto all'infuori se non prendo un tronco di un diametro esagerato e arrivo all'interno. Allora pensavo gas, e poi ho detto no, oggi voglio provare un'altra cosa. Allora, è un cucinare senza legna, senza gas, che oggi voglio sperimentare, in pratica lo voglio, e voglio fare un'evoluzione mia personale, ovviamente, non solo per una mia curiosità. Voglio fare questa cosa qui, voglio cercare di cucinare con un metodo alternativo. Bene, basta le chiacchiere, le ciance qui, che io adesso qui mi devo dare una mossa, anche perché non so se vedete, vado su giù, che qui oggi è un percorso impegnativo, nel senso che bisogna essere abbastanza concentrati. Poi dopo qui sui sassi che c'è del muschio, sono un po' bagnati in causa umidità e nebbia, per cui non so, forse vi faccio vedere qualcosa su quando arrivano sul crinale, altrimenti poi dopo su Cartina ho trovato un bel posticino dove posso comunque, non è più parco, l'avevo visto sulla cartina, in pratica è a 1-2 km dal sentiero normale. Ho chiesto anche informazioni e mi hanno confermato che non è parco, per cui non vuol dire che si può accendere, però nel caso di la sanzione non credo che sia uguale, però noi ovviamente facciamo tutto come si deve, con la giusta precauzione, anche perché io non credo che anche tutti questi incendi che noi sì, in questi anni abbiamo avuto in Italia o in giro siano stati causati da noi amanti della natura. Io non credo che uno che si accende un fuoco per farsi da mangiare è lui che causa. Secondo me sono più che altro incendi dolosi che qualcuno di proposito fa per distruggere, perché è un cretino. Per cui io credo che anche lì la legge dovrebbe un po' anche sì cambiare, anche se poi dopo sicuramente ci sarebbero tante persone che accenderebbero, vero? Sì, il fuoco, opa. E senza sapere come, senza prendere precauzioni, non so, però io credo che sì, più delle volte ci sono talmente dei limiti che invece di avvicinare le persone alla natura li allontanano. Questo è un mio parere personale, poi dopo se te sei del mio parere o un altro parere, piacerebbe sentire la tua opinione giù nei commenti. E poi dopo c'è quel solito dislike, il non mi piace, io credo che sia sempre la stessa persona, perché appena carico il video o va in pubblicazione, in pratica da YouTube Analytics mi risulta che dopo 20 minuti di visualizzazione di quel non like mi mette il pollice in giù. Fai bene, perché se non ti piace la cosa è giusto che te puoi avere libertà di opinione e mettere non mi piace. Soltanto che a me farebbe piacere, perché io posso capire se a te non ti piace 1-2 video, però vedo che tu dopo 20 secondi, 30 al massimo, metti sempre il non mi piace, che dopo 20 secondi vi ho appena solo fatto il saluto, per cui ciao, io sono Gigi, vi do il benvenuto sul mio canale, boom, pollice in giù. Per cui a me farebbe piacere, tu continua pure a mettere il pollice in giù, non è un problema per me, anche perché
per YouTube non è una cosa negativa, per YouTube è comunque una reazione, che sia positiva o negativa, loro non interessa, perché anche se non ti piace l'hai visto, per cui a YouTube è indifferente se è una reazione positiva o negativa, l'importante è che sia una reazione. Comunque, volevo dirti, a me farebbe piacere se alla prossima volta che metti il non mi piace, tu mi scrivessi anche il perché. Lo so, Gigi, mi sei sulle palle, vabbè, lì non ti posso far nulla, però posso dirti che ci sono tanti altri canali simpatici, magari guardi loro. Oppure, Gigi, non mi è piaciuto quello, così almeno so che magari a qualcuno quella cosa non piace, poi valuto se modificarla o meno. Questa sarebbe una cosa interessante, no? Ma questo vale anche per tutti. Anch'io, quando magari metto il dislike a un video, io poi giù gli metto nei commenti: ti ho messo un non mi piace per questo e questo motivo. E io credo che se un YouTuber, che sia attivo o passivo è uguale, perché tanto anche se tu guardi solo e non pubblichi, comunque sei un YouTuber, non si offenda, anzi, io ho sempre avuto delle reazioni positive, del tipo: sì, mi ha fatto piacere che me l'hai scritto, grazie, valuterò. Che poi dopo sta cosa gli sta sulle palle o meno è un'altra cosa, però non mi ha mai infamato nessuno mettendoci io la faccia, dicendoti quello che non mi è piaciuto, per cui gradirei anche da te. E niente, tanto gli analytics di YouTube, perché YouTube anche analytics, se sai dove guardare risulta tutto, per cui però vorrei che se te ci vorresti mettere la faccia come metto io sempre, magari con le mie congiunzioni sbagliate, i miei verbi disastro, italiano disastro, guarda, per me questa cosa, io, questo non è un canale di grammatica, anche se la mia è sempre in evoluzione, spero che sempre di migliorarla, però è una cosa fun, deve darmi comunque anche un po' di come si dice, farmi, ora non mi viene la parola, fun, vabbè, lo sapete, poi dopo lo traducete voi in italiano. E poi dopo non capisco quelle persone che devono mettere, perché secondo me ci sono sempre quelli che mettono il dislike come hobby, no? E boh, ma poi dopo, come detto, se non ti piace il mio canale, il mio video, anche perché il mio canale, il mio video non è nato per avere miliardi di like o di follower, ma non è che interessa quello, mi interessa avere voi come compagnia qui, perché questo è una cosa che a me facilita molto il camminare da solo, questa cosa di avervi o di parlare con voi o parlare in una camera, in questo caso oggi la mia GoPro, non mi fa sentire da solo, anzi sono anche impegnato, una cosa bella. Oh, qui già vedo del gelo sugli alberi. Oh, qui avrà fatto freddo stanotte. Per cui il mio canale, come dicevo, figo, eh? Come dicevo, è nato per una compagnia. Voi a me, io a voi. E poi dopo vi faccio vedere come faccio io l'escursione. Ma ciò non è un tutorial, anche perché, come detto prima, come lo accendo io lo accenderanno gli altri il fuoco, come affilo un coltello io lo affilerà anche un altro, magari meglio sicuramente, perché io in affilare il coltello non sono proprio bravissimo. Però l'astio, secondo me, non ci deve essere in una cosa hobbistica. Poi dopo magari se qualcuno intende di farlo per lavoro o in cui ne vede una fonte di guadagno, bene, però almeno lascia stare quelli che fanno le cose per hobby come me,
che a me fa un gran piacere girare e portarvi con me. Bene, ok. Questa è stata un po' lunga, lo ammetto. Per cui credo che ci vedremo subito al pranzo, dopo, ok? Sono qui, io vi trattengo molto, io non arrivo mai. A dopo! Sto facendo dei picchetti per la preparazione del pranzo. Freschino oggi qua, bello umido, soltanto che almeno qui sono un po' riparato perché sono in una piccola vallata, un po' dal vento, anche se non è che ce ne sia tantissimo, però continuiamo la preparazione. Ora abbiamo un po' di scalogno, ma qui ora lo tagliamo, questo dopo lo riportiamo. Vi avvicino un po', ok, così. Adesso vi faccio un attimo vedere cosa ho fatto. Ho preso i picchetti, ora non so se si vede da così, aspetta, i picchetti che ho fatto prima, 1, 2 e 3, servono a sostenere la teglia, che poi dopo andremo a riscaldare con un metodo che sicuramente lo conoscete già tutti, l'avete visto in 3000 altri video, però non per riscaldare un altro recipiente, per cui rimanete on air che vediamo un po' come fare. Tutti conoscono il metodo, ci sono tantissimi video già on air su YouTube, come riscaldarsi una scatoletta di tonno. E oggi voglio provare a usare la scatoletta come fornello per riscaldare la teglia in cui dopo mi faccio degli spinaci. Allora, di solito nei video che si vede in YouTube in rete, io l'ho provato una o due volte, funziona, usano sopra la carta tipo Scottex da cucina. Siccome solitamente la carta Scottex uno non se la porta dietro, per cui invece la carta igienica sì, per cui vorrei provare a accendere questa scatoletta utilizzando la carta da bagno, la carta igienica. Ok, andiamo!
adesso sembra che va, come avete visto, sotto la fiamma c'è, con l'olio che funge da combustibile ci dà la fiamma. Ho potuto rosolare lo scalogno e adesso ho messo gli spinaci, per cui vediamo un po' se riusciamo a riscaldare anche loro. Guardate un po' che figata. Vediamo un po' se c'è qualcosa nella barba. No, perfetto. Allora, alla fine abbiamo constatato che la cosa funziona. Caldo, e con una giornata così del caldo, o mangiare caldo durante un'escursione è sempre una delizia, una coccola. E niente, come abbiamo visto, basta una scatolina del tonno. Funziona anche con la carta igienica, in cui la carta igienica assorbe l'olio che funge poi da combustibile per la fiamma. Abbiamo riscaldato, come avete visto prima, ho rosolato un po' lo scalogno, o la cipolla, o l'aglio, quello che volete mettere. Poi dopo gli ho messo dei spinaci, che erano quei cubetti congelati. Io a casa li ho lasciato tutta la notte sghiacciare, così poi dopo li ho potuti rosolare qui dentro. Gli ho messo un pizzico di sale, un pizzico di pepe, olio per rosolare. Ho preso quello della scatoletta del tonno e niente, vi mangiate il vostro fornello. Perfetto, a questo punto io vi do la buona domenica, buon pranzo, perché è ora di pranzo. E niente, se il video ti è piaciuto un like, se non ti è piaciuto metterlo giù, però scrivimi il perché. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!